Le parole che utilizziamo per descrivere la realtà e per relazionarci con gli altri riflettono fedelmente il nostro mondo interiore e condizionano pesantemente i nostri stati d'animo e il significato che diamo agli eventi. Parole come crisi, difficoltà, sacrificio, sforzo, fallimento sono ormai associate a qualcosa di talmente spiacevole che ci basta ascoltarle per entrare istantaneamente in uno stato d'animo negativo. Al contrario, termini come offerta, occasione, gratis, imperdibile, affare, sono associati a stati d'animo positivi e pertanto attirano la nostra attenzione e ci predispongono favorevolmente, tant'è vero che sono abbondantemente utilizzati nei messaggi promozionali e nella vendita. Oltre ai termini specifici, ci sono anche delle locuzioni verbali più o meno metaforiche che incidono fortemente sul nostro atteggiamento mentale ed emotivo. Frasi come «sono spacciato», «mi sto mangiando il fegato», «sono uno sfigato cronico» e così via, diventano dei veri e propri incantesimi depotenzianti che ci portano a limitare la percezione della nostra realtà, riducendo anche il nostro potere decisionale, la nostra autostima e le azioni che compiamo concretamente. Ora che sai quanto sono importanti le frasi e le parole che usi abitualmente, è bene che impari ad utilizzare il tuo linguaggio per rendere la tua vita migliore. Sostituisci i termini che hai associato agli stati d'animo negativi con altri altamente potenzianti. Ad esempio, puoi sostituire difficile con impegnativo, sacrificio con dedizione, sforzo con impegno, fallimento con risultato inatteso, crisi con opportunità di cambiamento. In questo modo il tuo vissuto cambierà. E non perché ti starai illudendo o ingannando tramite il tuo linguaggio, ma perché alla fin fine i termini potenzianti non sono nient'altro che dei sinonimi ragionati di quelli depotenzianti. Inserisci nel tuo linguaggio abituale anche frasi incoraggianti come «tutto ciò di cui ho bisogno è già dentro di me ora», «ogni esperienza mi fortifica», «sono una persona fortunata», anche se la dea bendata ultimamente bazzica altrove. L'autoironia è uno strumento prezioso e serve per sdrammatizzare anche le situazioni più pesanti. Abituati costantemente a modificare il tuo modo di parlare e sperimentane i benefici. Ti assicuro che in brevissimo tempo potrai saggiarne i risultati. Ricorda, non è il mondo ad essere sbagliato, sono le parole che usi per descriverlo ad esserlo.